Ciao a tutti, cinefile non, siamo qua oggi, io mi sono trasformato in un cane, se faccio così, però siamo qua oggi per darvi la nostra opinione in anteprima su un film che uscirà il 12 maggio, giovedì, questo giovedì, solo al cinema, mi raccomando, andate a vederlo in sala, si chiama Io e Lulu, in originale si chiama Dog, capiremo dopo il perché, vi dirò. Però prima di anticipare le cose, parlarvi sia a livello tecnico, in quanto proprio chi è il regista, queste cose qui, e gli attori e quant'altro, direi che, come sempre, vi dico le solite cose, poi sigla, poi ne parliamo. Quindi, le solite, piccole nozioni basilari sono se vi piace quello che facciamo e come lo facciamo, soprattutto, se vi va di sostenerci, a noi. Basterebbe un like comunque a questo video, come agli altri, la condivisione soprattutto dei nostri contenuti. Se siete nuovi, capitate qui, ciao, e fatevi un giro sul canale, facciamo tante cose a tema cinema serie TV. E se vi va, condividetele con amici, parenti e chiunque, anche sconosciuti, dove, quando e come volete. E poi, insomma, e poi ovviamente l'iscrizione al canale, l'attivazione della campanella per avere sempre le notifiche di ogni cosa che pubblichiamo nello stesso momento in cui la pubblichiamo. E questo per voi sono click gratuiti e semplici, per noi è essenziale, quindi grazie. E poi due codici sconto, uno è Madrox Cinema su Pampling, sito che conoscerete, e c'è il 20%. In fase d'acquisto, se mettete il codice 20% cashback, cioè vi viene ridato il 20% di quello che spendete, che sarà un effettivo sconto sull'acquisto successivo. E poi calzettini gratis a ogni acquisto scelti da voi. Quindi ricordatevi, quando fate i vostri giri per acquistare e riempire il carrello, di metterci anche un paio di calzettini che volete, che poi quando andate a pagare col codice vi viene stornato il calzettino. Solo uno di due, no, scherzo, tutte e due. E l'altro è Madrox 20, 20% di sconto istantaneo su Mash, che è un altro sito sempre di cose nerd cinefile, felpe, magliette, teli da mare, adesso che arriva l'estate e tanto altro. Basta, non vi rompo più. Sigla. E poi Siete pronti per la figata del secolo? Fatto un occhio, Già? guarda, Vabbè, perché devi farti triangolare, facile così. Ci tu come l'hai fatto? ho lasciato la pupilla. Quarto giorno. Sì. Sabato 2020. Siamo nel 2020. Letizia. Ned Reinotto. Per magia Ecco. che di Lulu si trasforma in Madrain, così proprio. Esatto. Quindi, ma non ululerò, ululerò. Allora, regia, esordio registico di Channing Tatum, che è solo co-regia con Reid Carolyn, che conosceva già ai tempi di Magic Mike, perché era in produzione e in sceneggiatura a quei tempi. Cosa volevo aggiungere? Beh, arriverà nelle sale italiane grazie a Notorious Pictures. In origine invece è prodotto da MGM. Ho qualche dichiarazione di Channing Tatum perché, per diciamo, introdurvi al film, sono cose belle, secondo me, sempre da sapere, che sono un po' dietro le quinte, ma che introducono e fanno vivere meglio ancora l'esperienza del film, di come è nato. Quindi in sostanza, appunto,
lui l'ha fortemente voluto, Channing Tatum appunto è il protagonista insieme al cane Lulu, perché l'ha fortemente voluto? Perché è dedicato alla sua Lulu, che era una cagnolina che aveva da quando aveva 6 mesi. Lui ha dichiarato: era come una figlia per me, la mia ombra era tutto. E viveva con lui e l'ex moglie, e poi nel 2018 è morta. E quindi lui da quel momento, per straziato dal dolore, hanno detto proprio che entrambi sono veramente erano super addolorati. Da quel momento ha iniziato a pensare di dedicargli un film, finché è arrivato appunto l'occasione e l'ha voluto appunto interpretare, ma anche co-dirigere. Detto questo, ovviamente la storia che vedremo nel film è diversa dalla realtà, non c'entra niente. Qua si parla di un'esperienza militare, un ex cane eroe delle missioni militari, e invece è un'altra la storia. Però ci sono delle risonanze, diciamo. Per esempio c'è una scena in cui, non è spoiler, il cane scappa, quando loro si fermano per una pausa, il cane scappa e lui lo deve rincorrere, e lui ha dichiarato che quella è presa dalla realtà, perché il suo cane era molto, diciamo, cacciatore, però lui non caccia e quindi non lo portava mai a sbizzarrirsi sotto quel istinto del DNA, e quindi a volte succedeva che lui prendeva e scappava via, perché ha detto tutto quello che era di taglia non 5 volte superiore a lei, lui lo cacciava, lei lo cacciava, quindi prendeva e andava. Poi cosa ha detto anche? In originale, forse l'ho detto prima, si chiama Dog, non io e Lulu, qua l'abbiamo voluto un po' più addolcire, si chiama Dog, come poi vedrete nel film, lui chiama spesso, prima che ci sia questo grande legame, lo chiama cane sempre, e quindi forse probabilmente l'assonanza è quella. E poi un'ultima cosa, lui l'ultimatum che ha dato al coregista, insomma, all'altro, ha detto... mi raccomando, uccidi chi vuoi in questo film, ma non il cane. Cioè, lui ha detto non volevo un film dove il cane morisse, dove ci fosse questa fase qui, come invece conosciamo altri esempi di film del genere, e quindi ha dato questo ultimatum. Detto questo, è un road movie sulla maturazione sicuramente, sui sentimenti, sui legami animale persona, ma anche su un'evoluzione, le varie peripezie che gli succederanno. E insomma, adesso faccio parlare a te, dico solo che secondo me è molto piacevole, mi piace questo genere di film, e questo è un buon esempio. Sicuramente è una trama che potrebbe andare sullo scontato, sul banale, però è bello vederla messa in scena, quindi comunque ci sta. Per me Channing Tatum in questi ruoli ex militare, che poi si approccia anche a livello emotivo, ci sta alla perfezione, quindi un film sicuramente molto piacevole. Sì, è una cosa infatti che apprezzo di lui, che fa comunque dei ruoli sempre un po' ovviamente magari maci nella sua filmografia, però comunque a volte seppur lasciato andare molto all'ironia, cioè nel senso fa anche dei personaggi un po' comunque teneroni e simpatici, cioè l'ha già fatta, insomma, delle commedie romantiche, così, quindi cioè, mi piace questo suo un po' affacciarsi in vari generi di film. E questo, vabbè, si avverte, insomma, che è molto personale, perché poi l'ha anche prodotto, cioè, secondo me, ecco, la coregia, sì, magari gli ha dato qualche suggerimento tecnico, però secondo me un suo film, un pochino un suo piccolo bambino, insomma, visto che l'ha voluto e tutto, cioè, c'è molto di lui, secondo me, da vari punti di vista, proprio attivamente. Però sì, nel senso che i film semplici, secondo me, comunque non è così scontato farli bene, quindi quando funzionano sia a livello emotivo, cioè proprio con linearità di una sceneggiatura che funziona senza strafare o cose del genere, secondo me viene un bel film che cioè, comunque ti regala emozioni, quindi è quello l'importante. Quindi qua ci sono molti momenti anche divertenti, cioè che ti fanno sorridere, magari stemperano la parte diciamo più drammatica. Poi si crea, ecco, pure questa dinamica, sicuramente, ecco, come questo cane che è un po' tagliato fuori, no? Perché comunque
per questo suo temperamento un po' brusco. Lui, che comunque appunto è un ex Ranger, che però è come se, cioè, non avesse più il posto nel mondo, insomma, no? Perché è stato fatto fuori per un incidente. E quindi condizioni di salute che non gli permettono di rientrare in azione, e come appunto questo cane si crea questa simbiosi un po' come un destino condiviso, no? Quindi comunque è carino come è costruita questa cosa, che entrambi magari insieme possono trovare un po' un'alternativa per andare avanti, insomma. Sì, ognuno impara un po' dall'altro e maturano insieme. Cioè, tutti e due vengono da un trauma forte, che adesso non diremo anche se è il presupposto Sì. d'inizio, però è un trauma forte di entrambi e gli Sì, servirà a sono legarsi. un po' smarriti tutti e due, insomma, Sì. devono capire, cioè, come, dove li porterà il destino, insomma. Poi, vabbè, io on the road, insomma, ecco, se, io c'ho questa teoria, ma sicuramente, oh, non, io ormai la lista è lunga, però non capisco, cioè, appena un film on the road, per me funziona sempre, cioè, non so se le musiche che scelgono, i paesaggi, proprio la narrazione è perfetta, secondo, cioè, per i miei gusti. Che Mi sia una collego a una commedia, che cosa sia un dramma, boh, cioè, per me funziona sempre. di questo perché non l'ho scritta ma l'ho letta, perché ovviamente è un road movie, voi non vi diciamo il perché, però è un viaggio in macchina tra il cane e lui, però lui ha dichiarato che doveva essere un road movie e basta, cioè doveva essere proprio semplice, macchina, lui e il cane. In realtà sì, è un po' complicato e hanno messo in mezzo un po' di altre cose, ma in più è stato un po' più duro del previsto lavorarlo, il film, perché hanno voluto lasciare libero completamente il cane, quindi farlo proprio, diciamo, comportare da cane. E quindi tutto girava intorno a quello che lui faceva, più che il contrario, per non forzarlo. E Magari con un po' quindi. di improvvisazione, Sì, forse. e quindi molte volte ovviamente andavano un po' a braccio e robe varie. E poi, Comunque. ovviamente, gli americani, insomma, fanno spesso questi film dove, vari generi di film, però dove ti spingono a riflettere su questa situazione, che credo sia proprio comunque un problema grande in America, no? Dei soldati o ex militari che poi, se non continui la carriera o succede qualcosa, sono un po' lasciati così, cioè non c'è molta tutela di quello che viene dopo, no? Magari si devono reinventare, non sanno da dove iniziare, no? Ci sono un sacco di storie di suicidi, di depressioni, post-servizio, cioè non so come. Esatto, un po' ci sono le storie, sì, di come vanno allo sbando, ma un po', e anche qui questo film le tocca, anche se non proprio tanto perché la storia vuole andare più da un'altra parte, però si tocca anche i traumi, cioè i problemi post-traumatici di essere andati in missione, di aver subito Però danni. appunto sì, però se non ti, diciamo, lo Stato Sì. non ti offrisse comunque, ecco, il tempo, perché lui comunque appunto si vede che lavora tipo in un fast food, cioè comunque è un po', ecco, non hai proprio che stai tranquillo e ti puoi godere quello che, oltretutto, insomma, visto che sei stato ferito comunque, cioè in seguito al lavoro, ecco, forse dovrebbero rivedere magari delle priorità per tutelarli meglio, ecco, per non lasciarli così, ecco, visto che si devono curare o magari avere comunque un percorso di riabilitazione per superare alcune cose, viene sempre spesso, soprattutto al cinema indipendente, spesso hanno toccato questo argomento qua, che ovviamente poi va a toccare politica e tutto il resto, però. E qui ovviamente è un po' alla più leggera la cosa, però fa da sfondo, quindi sicuramente è interessante pure quel punto di vista lì. E poi, vabbè, sì, quindi è una commedia che a tratti è malinconica, però quella malinconia, io dico, sempre piacevole, c'è, cioè, un po' di film di questo tipo qui, che comunque ti piace quasi farti cullare da questo senso un po', che sei sempre lì per commuoverti, però poi magari ti strappa un sorriso, e comunque appunto cioè, ti dà emozioni positive, quindi, cioè, che fanno parte un po' della vita, quindi, cioè, nel senso, io me lo sono gustato con piacere. Poi dura un'oretta e mezza, che sempre per me è perfetto, soprattutto per questo tipo di film. C'è una bella colonna sonora, c'è, cioè, di brani selezionati appunto un po' appunto on the road, che a me piacciono sempre, questi paesaggi americani, insomma, che riempiono le inquadrature.
E quindi non lo so, per me funziona. Poi. No, volevo solo aggiungere che l'incipit ovviamente è molto semplice, è solo per dare un po' il via alla trama, però ho apprezzato che da una parte potresti dire non è magari troppo emotivo da farmi piangere, però invece è da apprezzare il fatto che non sia da lacrima facile, cioè ecco, non per screditare io e Marley, però diciamo che là ci sono, è un bellissimo film, ma ci sono tutte le cose che ti portano a piangere. Qui no, non l'hanno voluto scegliere, quindi è da apprezzare un film che poteva avere tutte le carte per avere quella scenetta che ti faceva avere la lacrima facile e non hanno scelto di metterla. Stessa cosa nella brutalità, non so, ci sono piccolezze del tipo, c'è una scena dove si potrebbe fare una bella rissa, no? Da mettere un po' di action con dei barboni, eccetera, ma in realtà la evitano, quindi ci sarà quello che vedremo, ma non prosegue, o anche dopo magari si va sul ridere, quindi cercano di stemperare, quindi se un film, oltre ad avere punti buoni, è semplice e non adotta neanche delle cose le più facili da usare in questo tipo di film e riesce comunque ad arrivare, è ancora meglio. Sì, poi io lo dico sempre appunto perché sono un po', ecco, quello è una cosa che spesso sottolineo in alcuni film che sulla carta dovrebbero appunto essere commoventi, ma ecco, io lo dico spesso, cioè che gli piace vincere facile, cioè per me, non lo so, c'è pure una maggiore sensibilità se, in fase proprio di scrittura, se riescono, cioè magari ecco, a me mi commuove più qui magari uno sguardo del cane messo al momento giusto piuttosto che vabbè, un momento finale, ecco, che non serve per forza che muore qualcuno, queste cose standard che ti fanno per forza scendere la lacrimuccia, bastano, sono piccole scene composte bene, che se, cioè, con la giusta, fanno un po', non lo so, è come la commozione però più raffinata, ecco, cioè nel senso, quindi se riesce in questo un film, secondo me è proprio un pochino di livello, di qualità superiore a quelli che magari, ecco, fanno le classiche cose, cioè l'addio, insomma, le cose classiche da film strappalacrime, ecco. Quindi qui ci Anche sono sul diversi momenti che te lo suggeriscono anche senza. Cioè, magari è pure una cosa bella che ti commuove, cioè non è per forza che devi morire di tristezza, ecco. Sì, dicevo, anche sul finale non c'è una frase, c'è una voce fuori campo, ma non si protrae troppo, ma si finisce secca. Del tipo, no, dice una cosa del tipo: io non sono bravo con le poesie, e chiude lì, cioè, nel senso, quindi anche lì non hanno voluto trascinarsi. E beh, ci sono anche cose, appunto, dicevi carine, ironiche. C'è una frase che dice: guardiamo Grey's Anatomy e buttiamoci sulla TV spazzatura. E quindi mangiamo Esatto. il cibo spazzatura perché no, funziona. No, poi mi ero segnato che è una cosa che noto sempre. Tatum è uno che si sporca, secondo me. È un attore, non so come spiegarmi, che si butta, ma proprio anche fisicamente. Cioè, non è uno, secondo me, tanto fighetto. Cioè, vabbè, anche vedendolo sui social, nella sua vita privata, mi sembra proprio uno che, secondo me, le cose se le va a prendere. Quindi è un attore che poi riesce ancora più nella sua, naturalezza. Quindi io lo trovo sempre molto spontaneo e a me piace come tipo E qui un d'attore. pochino, ecco, forse per spezzare una lancia, ma, cioè non è negativo, ma ci sta perché il mercato è sempre il mercato, quindi per forza devi fare l'occhiolino ogni tanto, pure in un film così, però ecco, ci sono tante scene di lui a torso nudo, cose, cioè purtroppo devi Vabbè, per forza acchiappare un po' il pubblico anche in quel modo lì, perché se la fan dice ogni tanto va a vederlo, sì. Ci sta, beh, ci quello ci sta, sta. però ecco, quelle sono cose, insomma, funzionano anche in questi film qui. Perché te lo dice proprio il produttore, magari. Niente, qua mi ero scritto che lui appunto impara quasi più lui da lei, dalla cagnolina, a credere più in se stesso, diciamo, a evolvere, a non fermarsi sui problemi della propria vita, insomma, evolvono insieme, comunque maturano, poi verso il finale che vedrete. E no, qua la sua dichiarazione è un po' quella che avevo detto prima, che voleva esorcizzare il dolore facendo un film
in ricordo. Ah, e poi secondo me non è male neanche a livello registico. Cioè, secondo me ci sono due o tre. Cioè, ovvio, è un film molto lineare, quindi non è che abbia. Però ci sono due o tre inquadrature che non, nelle scene magari un attimo più action, che non ho trovato male. Quindi non so se sia merito suo o di Reid Carolyn o di tutte e due, però magari lui, chissà, questo è l'esordio, potrebbe anche pensare di fare altri film da solo. Vedremo. Comunque, insomma, mi raccomando, andatelo a vedere che vi scalderà anche a livello Per umano, tutta la cioè c'è una sua famiglia ricerca pure, di sì. bisogno. Sì, famiglia, amici, cioè, perché poi la cioè, ci sono vari sguardi anche ad altre famiglie durante il film, quindi il punto centrale è il fatto anche del bisogno di essere compresi e di cercare aiuto negli altri, non aver paura di essere ascoltati e di ascoltare, quindi in realtà calore umano in generale. Quindi mi raccomando, andatelo a vedere, che è un film che fa bene. Quindi dal 12 maggio in sala, grazie Yes. a Notorious, quindi mi raccomando, andate a vederlo. Visto che appunto a volte ci sono questi film più piccoli che escono insieme a filmoni, perché ancora sarà appunto Doctor Strange, poi insomma arrivano Esatto. da Top Gun e cose, insomma invece vale la Date pena lavorare fiducia, esatto. per Date fiducia a questi film qui, che sono sicuro in America andranno, perché appunto leggevo anche che questi cani reduci di guerra, là è una cosa sì. molto sentita, qui meno. Però in realtà è un film, secondo me, hai detto piccolo, infatti mi ricordo un'altra dichiarazione che ha fatto Tatum, che ha detto doveva essere un film molto piccolo, ma appunto tutto questo, tutto quello della lavorazione che dicevo prima. Quindi insomma, mi raccomando, sostenetelo. Quindi dal 12 maggio fateci sapere intanto voi qui sotto nei commenti se le nostre parole vi hanno intrigato, vi hanno incuriosito, se vi piacciono i film con umano-animale che si legano e se volete fate anche degli esempi e se Quanti piani vi poi... sono fatti con i vari film di Esatto, e poi tornate una volta visto per dirci la vostra. E alla prossima. Ciao, grazie. Ciao ciao.